Ragazzi, sono veramente euforico! Ma quando fai 40 livelli contro i boss di Yo-kai Watch Puni Puni, non puoi fare a meno di esserlo! Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andrei Nicolantoni in questo nuovo video di Yo-kai Watch, oggi bello corposo. Spieghiamo un attimino un paio di cose. Ho shoppato due multisummon, praticamente ho shoppato 8.000 punti yokai e non me ne vergogno assolutamente a dirvelo che l'ho fatto perché altrimenti non si andava avanti e per fortuna che l'ho fatto, molta fortuna ho avuto perché l'ho fatto, ora vi spiego bene com'è andata, l'ho shoppata e non ho fatto la prima nulla, ho fatto altri 1.000 punti, mi servivano, ho fatto la seconda, ho trovato Asto SS o Asuto, chiamatelo come volete. E ho trovato anche Caleb Stonewall SS. Ora ci vorrebbe il tripla S di Caleb Stonewall per l'evento. E ho fatto 5 livelli del boss più i 40 quelli base per arrivare a sbloccare il mitico Axel Blaze o Gwenji Shuya, che dir si voglia. Eccolo qua. Ho farmato con 5 account di Yo-kai Watch Puni Puni per aiutarmi a prenderlo. Io ho 5 account, due che sono abbastanza avanzati, ho alcuni yokai carini, ho slottato, però non l'ho registrato perché sono account con cui gioco pochissimo, entro una volta a settimana, se va bene, se no non entro per niente. E quando ci sono questi eventi così dove posso aiutarmi, mi aiuto. Ho fatto un account proprio per questo evento, in più ce ne avevo 3, ne ho fatti altri 2 e ho fatto il livello 40 del boss. Quei livelli standard che compaiono ogni tanto, che servono solo per sbloccare questi oggetti. Ora, proprio ho dei video anche quando faccio vedere anche. Ho slottato due monete Inazuma Coin e Inazuma Coin G, che di cui ho anche il video che vi faccio vedere, ripreso col cellulare perché non potevo registrare in quel momento al computer. Bello. Siamo qua a Sekuj, refillino tattico e si va a sconfiggere questo tizio qui. Al livello 40, non il livello 7. Il livello 7 non ce la farò mai a farlo. Anzi, mi sono fermato al quarto e sono contento così. Quindi ora si fa quest'ultimo livello. E poi si prende Gwenji Shuya. Ora andiamo a prendere Gwenji Shuya. 3500 punti e farmare con lui sarà ancora più facile. Ah, c'è la maglia della Kirkwood? No? Non lo so sinceramente con che squadra sta ora, perché l'anime, come ho detto, ancora non lo seguo. C'è anche tanta altra robina che vorrei prendere, tipo lui sul gioco è forte, ma qui non mi ispira proprio. E poi è un po' creepy. Vorrei prendere Vela Nera e fonderlo con il sacchetto qui con l'amo, non lo so. Ecco, l'unico succo che non ho shoppato perché alla fine. Che non ho shoppato, che non ho comprato con i punti perché alla fine mi sono aiutato con gli altri account. Ho detto, vabbè, facciamo una cosa, facciamo un altro account. Altri due account e quello non mi è servito comprarlo. Infatti, se vedete qui, c'è una moria di succhi. Oltre alle due monete che si possono comprare, che non costano neanche tanti punti alla fine. Poi ho preso tutti gli yokai evento, Mark Evans, Caleb Stonewall rango A. Insomma, l'evento l'ho giocato appieno. Kazemaru S, come ho detto, o meglio, Nathan Swift, come ho detto, l'ho preso con la moneta, quindi non mi serve a comprarlo. Al limite, se farmo punti extra, vorrei farmarne per fine evento almeno 9.000. Ci vorrei riuscire e con Axel Blaze sarà molto facile. Molto più facile sconfiggere il boss. Non so però se Axel Blaze influisce solo quando c'è il boss tripla S. Sì, Axel serve solo quando c'è lui tripla S che devi fare con i livelli. Ma per fortuna che ho shoppato, che mi è uscito Asto SS, che mi ha dato una grandissima mano a sconfiggerlo. E di là mi è uscito un Caleb Stonewall tripla S, ovviamente. Però anche quello mi ha aiutato molto. E mi è andato bene l'evento, davvero. Questa volta l'evento mi è andato alla grande. Ho scoperto tutti quanti i percorsi segreti. Ho reclutato quelli dei percorsi segreti. Tipo, l'ultimo percorso segreto è questo. Che c'è lei. Mi sembra sia una lei. C'è lei. Mi sembra che sia una lei. E l'ho reclutata. Nell'altra mappa c'è lui. Che ho reclutato con non poca difficoltà. Non voleva venire squadra. Gwenji Shuya mi servirà. Per sconfiggere lei.
Eccola qua, infatti ci vuole Gonji Shuya, 400 punti. Andiamo a farlo subito allora. Ragazzi, comunque sia, se reclutate un Asto SS, mettetevelo in squadra che c'ha un attacco di 880. È pauroso, non me l'aspettavo. Però, essendo un SS dell'evento, allora dovevo saperlo. Però non me l'aspettavo, una bella rivelazione è stata. Anche la ragazzina che ho tolto dalla squadra, generosa, quella c'ha un sacco di punti salute. Questa, che ho appena tolto dalla squadra, c'ha un sacco di punti salute. Ma Axel Blaze che fa? Tormenta di fuoco, tornado di fuoco, qualcosa di fuoco. Vorrei provare, tanto lei è a livello basso, vorrei provare un attimo a fare tutti quanti lui. Vediamo un po' che fa. Tornado di fuoco. Faia tornado. No, non me ne sono... Come Kirako? È un Tracer. Beh, insomma, non è male, eh. Non è male per essere un Tracer. È pur sempre Gohenji Shuya lui. È un Tracer, hai capito? È piccoletto. Vai. Oh yeah. Sconfitto poi con Axel. Wow. Beccati questo, bimba. Aspetta però. Cosa mi manca allora? Con questo è il quarto evento, il quarto dream match che faccio. Il quinto qual è? Dunque, questo è il quarto... Ok, lui è ricomparso, lo faccio a breve. Andiamo proprio di dream match. Che mi è rimasto? Ah, lui rango S contro Asuto. Beh, lui è un po' difficile da trovare, non ci posso spendere punti. I punti li spendo alla fine dell'evento, se riesco a farli. Al limite lo prendo alla fine il Dream Match, vabbè, non è che mi importa più di tanto. Bene, per questo video direi, Kuge, che è tutto come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Spero non vi abbia triggerato troppo il fatto che ho shoppato i punti, ma... L'ho detto. Ogni tanto, anche su Instagram ho fatto la story. Ogni tanto bisogna shoppare, se c'è la possibilità. Le volte che ho shoppato ve l'ho detto, le uniche due. Quella con le Niambo Coin e questa volta. Davvero, non potevo fare altrimenti per avere un po' di fortuna anch'io. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.